Il 2021 si apre con delusioni e sconfitte per le squadre pesaresi impegnate nei match del primo fine settimana sportivo del nuovo anno. Iniziando dal basket, la Carpegna Prosciutto sfiora il successo sul parquet del Mediolanum Forum contro la capolista Armani Milano, che nella 14ª giornata di Serie A conquista i due punti con il risultato finale di 97-93. 40 minuti giocati in modo ottimo da parte dei ragazzi di coach Repeja, i quali ad una partita dal termine del girone d'andata rimangono a quota 12. Tra i pesaresi il miglior realizzatore del match è Carlos Delfino, autore di 23 punti. Abbiamo lottato sicuramente, siamo stati bravi per 40 minuti a lottare. I primi tre quarti abbiamo messi in seria difficoltà grazie alle nostre esecuzioni in attacco e poi la loro zona ci ha un po' bloccato e da quella situazione lì dove ci siamo bloccati ne è scaturito anche che abbiamo subito in difesa 58 punti nel secondo tempo e abbiamo giocato punto a punto e poi gli episodi sono andati a favore di Milano. Peccato perché comunque volevamo vincere, eravamo venuti qua per vincere e peccato aver mollato un po' in difesa e contro una squadra comunque al top in Italia, lo sappiamo, Milano. Sarà una partita molto importante con Brescia in casa e dovremo riguardare quello che non ha funzionato in difesa e perché vogliamo sempre migliorare, ogni partita vogliamo far sempre meglio di quella precedente e guarderemo qualche aspetto della nostra difesa e cercheremo di sistemare anche l'attacco su determinate cose, però abbiamo una settimana di tempo per prepararci e ci prepareremo al meglio durante tutta la settimana. Esordio sfortunato anche per il calcio a 5 per l'Italservice. Nella prima gara del 2021 è arrivata la seconda sconfitta stagionale. A Catania la meta ha avuto la meglio per 4-3 sui biancorossi. Una partenza del nuovo anno poco brillante, come successo ad inizio campionato nella prima giornata di Serie A, tramutata in KO dal Mantova. Nonostante ciò, c'è comunque una notizia positiva. Complice la sconfitta del Real San Giuseppe nel recupero contro il Petrarca Padova, i biancorossi sono matematicamente secondi al termine del girone di andata e sono quindi qualificati ufficialmente per le Final Eight di Coppa Italia, senza dover passare per gli spareggi.